Professor Colombo. Allora, grazie. Per cominciare, comincio dicendo come ci siamo divisi il lavoro in questa presentazione e peraltro anche nella redazione del rapporto introduttivo. Io mi occuperò molto brevemente di alcune tendenze del contesto internazionale che vanno a investire la politica estera italiana. Ettore Greco parlerà più specificamente della politica estera italiana, cioè delle scelte del 2011 e presumo anche di alcune tendenze di fondo. Allora, per quello che riguarda il contesto internazionale, lo ha già ricordato l'ambasciatore Aragone, vale per qualunque politica estera, non soltanto per la politica estera italiana e non soltanto oggi. E la politica estera è sempre una sorta di trade union tra politica interna e politica internazionale. Fare politica estera significa dover tenere contemporaneamente conto di quello che avviene nel contesto interno e di quello che avviene nel contesto internazionale. E qui per l'appunto c'è la rilevanza oggi dell'occuparsi del contesto internazionale, perché quello che connota più di tutto, io credo, la crisi della politica estera italiana, per la verità non soltanto della politica estera italiana, è il fatto che la politica estera italiana in questi anni si trova ad essere stretta tra due crisi contemporanee. Allora, se la politica estera è trade union tra contesto interno e contesto internazionale, in questo momento la politica estera italiana si trova stretta tra una crisi del contesto politico interno e una crisi altrettanto grave del contesto politico internazionale. Io credo che questa sia anche la grande discontinuità della crisi attuale rispetto ad altre crisi che l'Italia ha vissuto negli ultimi decenni. Penso all'ultima. Non dimentichiamoci che l'Italia ha vissuto una crisi che per certi versi, solo per certi versi, somiglia a quella attuale all'inizio degli anni 90. Nel momento del passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, anche in quel caso abbiamo avuto un collasso del sistema politico interno. È un collasso che anche allora non poteva che avere conseguenze sulla conduzione della politica estera, ma c'è una differenza molto rilevante. Quando l'Italia entrò in crisi all'inizio degli anni 90, si trovò di fronte alla possibilità, che non a caso sfruttò, di ancorarsi a un contesto internazionale saldo, e cioè il tentativo di uscita, riuscito per di più, dalla crisi dell'inizio degli anni 90 fu una sorta di sommatoria di ancoraggi, perché gli ancoraggi c'erano. C'erano gli Stati Uniti nel momento di massimo fulgore, naturalmente seguito alla vittoria della Guerra Fredda, erano gli Stati Uniti non soltanto eccezionalmente forti, non soltanto eccezionalmente fiduciosi, ma anche eccezionalmente disponibili, e disponibili a fare la loro parte in Europa. Non dimentichiamoci che negli anni 90 gli Stati Uniti avrebbero sostanzialmente svolto il ruolo di guida come stabilizzatore del continente in occasione della grande guerra civile della ex Jugoslavia. C'era un ancoraggio internazionale nel contesto multilaterale dell'epoca. All'inizio degli anni 90 vivevamo il momento di massima fiducia, era l'epoca in cui si parlava degli anni 90 come del decennio delle Nazioni Unite. Tutte le grandi organizzazioni internazionali, politiche ed economiche, sembravano vivere dopo la liberazione dai vincoli del bipolarismo il decennio ideale. E tra queste organizzazioni non dimentichiamoci anche questo, perché questa fu la scelta alla fine e la soluzione alla fine. E tra tutte queste organizzazioni all'inizio degli anni 90 noi vivevamo il massimo fulgore della storia e dello sviluppo dell'Unione Europea. Ecco, quello che avviene oggi è una crisi della politica estera italiana, in parte prodotto della crisi del contesto politico interno, ma in un contesto internazionale nel quale tutti questi ancoraggi non funzionano più. E la tentazione è inevitabile, è ancora una volta quello di cercare un ancoraggio esterno, e la differenza è che gli ancoraggi esterni non tengono. E gli Stati Uniti non sono più nella condizione in cui erano all'inizio degli anni 90. Non possiamo parlare di un declino catastrofico, naturalmente, ma possiamo parlare di un declino relativo. Soprattutto gli Stati Uniti temono un declino relativo e ci possiamo immaginare soprattutto che gli Stati Uniti non saranno nei prossimi anni tanto disponibili quanto sono stati negli anni 90 a togliere sempre le castagne dal fuoco agli europei nell'eventualità di nuove crisi. Il contesto multilaterale della convivenza internazionale è a pezzi. Tutte le speranze dell'inizio degli anni 90 sono state fortemente tradite. Oggi viviamo non soltanto una crisi dell'unipolarismo americano, cosa della quale spesso ci compiacciamo, ma viviamo sullo sfondo una grande crisi del tessuto multilaterale della convivenza internazionale. Tutto, le organizzazioni economiche internazionali, così come le organizzazioni politiche internazionali. E poi non dimentichiamolo, ma questo è più che evidente,
l'ancoraggio per eccellenza della politica estera italiana, e cioè l'Unione Europea, non è oggi un ancoraggio disponibile. L'Unione Europea sta vivendo una grande crisi di coerenza, non soltanto economica ma anche politica, e quindi in questo momento anche questa, che è stata la soluzione più tradizionale a tutti i problemi e di scelte, persino di identità, della politica estera italiana della seconda metà del Novecento, non sembra essere tanto efficace quanto è stato fino a pochi anni fa. Questo è il primo grande problema. E il secondo grande problema è strettamente collegato a questo, ed è il fatto che, ancora una volta, a differenza che all'inizio degli anni 90, quando la gerarchia del potere e del prestigio internazionale era, o meglio sembrava, chiarissima, come sempre avviene all'indomani di una guerra, sebbene non combattuta, il grande dopoguerra dell'inizio degli anni 90 sembrava essere chiarissimo per quello che riguarda la gerarchia del potere e del prestigio, perché era chiaro a tutti chi avesse vinto e chi avesse perso. Ecco, noi viviamo già un contesto internazionale da questo punto di vista totalmente trasformato. E noi viviamo nel pieno di una grande redistribuzione del potere e del prestigio. E saremmo ingenui se pensassimo di immaginare da oggi quale sarà l'esito di questa redistribuzione. Noi non sappiamo tra 10 anni quali saranno gli attori che conteranno di più e quali saranno gli attori che conteranno di meno. Sarebbe ingenuo, rozzo, quasi ridicolo proiettare i tassi di crescita attuali, che so io, della Cina o dell'India nel 2020 o nel 2025. L'unica cosa che sappiamo con certezza è che la distribuzione del potere e del prestigio tra 10 anni non sarà più come adesso. Non sarà più come adesso né a livello globale, perché alcuni paesi cresceranno e altri declineranno, perché alcune regioni cresceranno e altri declineranno, e neppure a livello regionale, cioè nel quadro immediato della politica estera italiana, e cioè il quadro europeo. Ecco, se quella che stiamo vivendo, come credo che sia più che evidente, è una di quelle fasi storiche che si ripetono naturalmente nella storia delle relazioni internazionali, nelle quali la gerarchia del potere e del prestigio viene totalmente trasformata, e a questa grande partita l'Italia si trova naturalmente nelle condizioni peggiori, perché l'Italia arriva a una partita alla quale non può non giocare, perché queste sono quelle partite dalle quali non ci si può chiamare fuori. E l'Italia arriva a questa partita in condizioni di debolezza interna, in una situazione nella quale tutte le soluzioni tradizionali della politica estera postbellica dell'Italia sembrano non funzionare più, o almeno non funzionare più nella stessa misura. E quindi quello che tiene insieme, io credo, la politica estera italiana non dell'ultimo anno, ma degli ultimi 10 o 15 anni, è il timore del declassamento, un vecchio timore, tra l'altro, che accompagna periodicamente la storia della politica estera italiana. E quello che è più preoccupante è il fatto che questo timore del declassamento è probabilmente l'aspetto più realistico della politica estera attuale dell'Italia. E l'Italia ha ragione di temerlo, e quindi l'Italia ha ragione di chiedersi come, se non invertire, almeno rallentare la tendenza a un possibile declassamento nella gerarchia del potere e del prestigio internazionale. Resta un ultimo elemento, e poi, per restare nei tempi, mi interromperò. Questo elemento non dipende da vizi italiani e non dipende neppure da colpe italiane, ma dipende da una pura e semplice sfortuna geopolitica. E questo terzo elemento è un elemento che invece possiamo individuare come un elemento di continuità tra la crisi degli anni 90 e quella di oggi. Ed è il fatto che nel quadro di un contesto internazionale in destrutturazione, come quello nel quale ci troviamo, l'Italia si trova per di più in un contesto geopolitico immediato di riferimento che è a propria volta ancora più destrutturato del contesto internazionale globale. All'inizio degli anni 90 l'Italia si trovò di fronte alla grande destrutturazione della penisola balcanica. Oggi noi ci troviamo di fronte a un grande movimento di trasformazione del quale in realtà non intravediamo affatto l'esito in tutta l'area del Mediterraneo e del Medio Oriente. Ecco, questo pone la politica estera italiana di fronte a un altro paradosso, che non è proprio soltanto dell'Italia, ma che nel caso dell'Italia si presenta inevitabilmente in forme ancora più radicali che nel caso di altri. E un processo di destrutturazione di questa portata non può essere ignorato. L'Italia non può scegliere di disinteressarsi di quello che avviene nel Mediterraneo, così come negli anni 90 non poteva scegliere di disinteressarsi di quello che avveniva nella penisola balcanica, se non che l'Italia ha terribili vincoli di bilancio, non soltanto l'Italia ma anche tutti gli altri. Ecco, questo credo che sia il problema comune di tutti gli attori, in grande il problema degli Stati Uniti e più in piccolo il problema di tutti gli altri, e cioè il tentativo quasi disperato, forse impossibile,
di tenere in equilibrio quello che deve restare in equilibrio perché una politica estera possa essere coerente, cioè la quantità di impegni che ci si assume e la quantità di risorse che si ha per finanziarli. Grazie. Grazie al professor.